Sai, caro mio Luca, noi parliamo di giochi, ma anche di... Ma anche di fumetti, questo è il momento Panini. Romanzi, videogiochi spesso parlano la stessa lingua o addirittura cambiano universi, ed ecco che ad esempio The Witcher nasce come romanzo e poi approda anche al mondo dei fumetti. Ovviamente, esatto, videogioco. Fa un passaggio di libro, videogioco, fumetti. Esatto, è un bel passaggio, interessante. Serie TV, ha fatto infatti tutto. Ma perché è perfetto? Qui infatti abbiamo Il lamento della strega, che fa parte di una miniserie, chiaramente, è tratto dall'universo di The Witcher, però è una storia, diciamo, a sé stante. Dave, narracela. Sì, ma semplicemente lui va a caccia di streghe e esce un po' fuori di testa. Diciamo che effettivamente... È molto dark, è molto volevo far vedere infatti i disegni che sono... Cioè, veramente dark, ed è una cosa che adoro. Mi piace tantissimo questo stile qua. Sì, anche di Berserk. Io, per mantenere il look videogames, parlo invece di Far Cry. Far Cry, rito di passaggio, che appunto narra un raccontino di Diego Castillo, che è il giovane erede di Far Cry 6, e di Anton Castillo, che è il super cattivo, che racconta delle favolette, non proprio favolette, sui precedenti villain di Far Cry, mettendolo allerta. Quindi Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry 5, che sono tra l'altro anche nuovi DLC. Quindi l'abbiamo in formato fumetto, ma lo possiamo giocare anche nell'ambito videoludico. Questo è bello, perché lo riprende, ed è molto bello per chi magari non lo può giocare o non è un videogiocatore, lo può riprendere da qui, ed è bellissimo perché ci piace. Va a mettere insieme tutti i villain dei precedenti capitoli uniti a quelli del sesto. E a noi villain piacciono molto. Molto.